Benvenuti a Parole di Donne, buonasera e benvenuta la dottoressa Cristina Mucci, biologa, nutrizionista. Grazie di aver accettato il mio invito, perché oggi parleremo di un argomento molto importante, soprattutto in questa stagione. Si parlerà di alimentazione, di quanto sia davvero fondamentale nutrirci bene e scegliere gli alimenti giusti. Ecco, dottoressa Mucci, io partirei subito da questa domanda. Innanzitutto, come mai rivolgerci a un nutrizionista? E quando è che dobbiamo rivolgerci a un nutrizionista come lei? Buonasera Paola, ringrazio. Dunque, bisogna rivolgersi al nutrizionista non solo quando è necessario un dimagrimento di pochi chili, ma quando ci sono delle patologie importanti per cui è necessario migliorare il proprio stato di salute. Questo perché negli ultimi anni la figura del nutrizionista è cresciuta tantissimo, in quanto si può considerare come un'attività multidisciplinare. Infatti, nell'ambito della sanità è tra le discipline quella più ampia, quella più vasta, perché va ad abbracciare un ampio spettro di popolazione. Basti pensare al soggetto anziano allettato, ospedalizzato, al paziente oncologico, al bambino in sovrappeso, e purtroppo in Italia ce ne sono tanti di casi di sovrappeso. Così come anche è importante seguire la donna in tutte le sue fasi, dall'adolescenza alla gravidanza alla menopausa. Quindi offre sicuramente, è una figura che offre molti spunti. Certo, infatti qui la vediamo in questa bella foto. Ecco, qui cosa sta facendo? Dunque, qui sto facendo uno degli esami di cui mi occupo, che è la bioimpedenziometria, ed è un esame molto utile soprattutto per capire il livello di idratazione del corpo. Addirittura. Assolutamente sì, perché è una corrente elettrica, ma ovviamente il paziente non sente nulla, che viaggia attraverso il corpo e va ad indagare soprattutto nei tessuti ricchi di acqua come i muscoli, va ad indagare lo stato di idratazione intra ed extra cellulare. Quindi lei con questo macchinario, insomma, lo mette dove? Nelle parti, chiaramente nelle gambe, in tutto il corpo? Sì, ci sono quattro punti, ecco. Quindi sul piede destro e sulla mano e polso destro sono degli elettrodi che vengono utilizzati appunto per valutare lo stato di idratazione, ma è uno strumento che io utilizzo molto anche per in un qualche modo stimare la composizione corporea in termini di massa magra e massa grassa, ed è uno strumento che nel nord viene utilizzato in ospedale. Qui nel centro-sud ci dobbiamo ancora lavorare molto, però nel nord viene utilizzato per valutare lo stato di salute di un paziente scompensato, di una assolutamente sì, di un individuo con una patologia cardiovascolare, di un malato oncologico, ed è importante perché si possono valutare la presenza di edemi e quindi di liquidi extracellulari. Quindi è una cosa molto recente, una cosa davvero all'avanguardia, assolutamente. Assolutamente. È importantissima, certo. Ecco, ma qual è la tipologia, dottoressa, di clientela che lei ha? Ecco, diciamo, più uomini, donne, ma anche la fascia di età. Perché pare proprio che il nutrizionista sia una delle figure professionali più importanti, ma anche tra le giovanissime, vero? Sì, è vero. Io nel mio studio accolgo tanto, molto spesso donne che si rivolgono a me per superare il problema della menopausa, ma le giovanissime anche si rivolgono a me, ovviamente. Però in realtà non c'è una categoria preferenziale, perché chi viene da me generalmente è quella persona che vuole creare attraverso l'alimentazione un nuovo stile di vita. E io ci tengo tantissimo, soprattutto a creare un legame empatico con la persona, perché è necessario motivarla al cambiamento e ovviamente anche a renderla indipendente nelle proprie scelte alimentari. Ecco, creando proprio un contatto empatico. Invece in questa foto, che è sempre chiaramente dedicata al suo cliente, cosa sta facendo? Dunque, in questa foto sto facendo delle misure antropometriche, perché per valutare il metabolismo basale non ci si può basare solo appunto sulla bioimpedenziometria o sul peso e sulla valutazione dell'altezza, ma bisogna fare delle valutazioni molto, molto particolari, che riguardano la valutazione in centimetri della persona, e in questo caso io prendo i centimetri di tutto il corpo,
dalle braccia fino alla caviglia per fare poi una stima del metabolismo basale e poi si procede anche con un'analisi della plicometria, cioè la valutazione di quanti millimetri di grasso abbiamo sotto la nostra pelle. Questo per capire in realtà quanto insomma occorre curare quella parte, vero? Esattamente, perché non si può elaborare una dieta se non si sa da dove partire, quindi quant'è il metabolismo basale del soggetto, qual è la sua composizione corporea e soprattutto quali sono i distretti che richiedono un aiuto in più. Ecco, sì, si vede molto che lei ama questa professione, sì. Vero? Infatti lei ha lo studio a Roma, ma anche tante altre parti in provincia. Poi vediamoci una terza foto molto interessante, che è quella della dottoressa che ha partecipato, questa è molto bella e particolare, lei ci teneva molto, a questa giornata nazionale, sì. Vero? Sì, è una giornata patrocinata dall'ENPAB, quindi dall'ente a cui appartengo, e è molto importante perché viene proposta in alcune piazze delle più importanti città italiane, tra cui Roma, e questa foto fa riferimento appunto alla giornata dello scorso anno, del 2018, sì. Dove si sensibilizza il cittadino al mangiare bene e soprattutto alla prevenzione, perché la prevenzione è l'unica arma che al momento abbiamo per contrastare l'insorgenza di malattie. Ed è una giornata molto importante, soprattutto perché i dati che poi vengono raccolti, perché ecco. Noi nutrizionisti facciamo una vera e propria visita, quindi valutiamo la persona. Anche durante questa? Sì, la parte... Sì, c'è la parte di consulenza, ma c'è anche la parte della visita. E tutti questi dati vengono raccolti e vengono poi usati dal Ministero della Salute per fare le sue indagini epidemiologiche. Certo, quindi è importante anche a livello... come no sociale, come sì. No, è fondamentale. E come adesso ci fermiamo un attimino perché sentiamo la dottoressa Mucci cosa ha da dirci nella rubrica delle proposte. A tra poco in studio. Tornato il nostro appuntamento dedicato al benessere, alla salute, grazie alla dottoressa Cristina Mucci. Buonasera dottoressa. Buonasera Sara. Allora, questa sera mi raccomando ragazze, prendete appunti perché noi ci dedicheremo proprio a scoprire quali sono i segreti per una prova bikini, ecco, impeccabile, vero dottoressa? Assolutamente sì. Ecco, intanto bisogna sfatare un mito, ecco, non è tanto l'andare in palestra, ma bisogna partire proprio dalla tavola, vero? Sì. La dieta è una vera e propria terapia nutrizionale, quindi è necessario seguire sempre un ottimo stile alimentare. Ovviamente si fa sempre riferimento alla dieta mediterranea, io sono un amante della dieta mediterranea, ma come me tutti gli studi clinici che vengono fatti su questa dieta che è patrimonio immateriale dell'umanità. Quindi dedichiamoci alla nostra salute iniziando dalla dieta, ma anche dall'attività sportiva, che non deve essere utilizzata come brucia grassi, perché si va in palestra, si fa attività fisica non per bruciare le calorie che si sono accumulate mangiando il dolcetto, ma si va per potenziare, per mettere massa muscolare, cioè quella massa metabolicamente attiva che ci alza il metabolismo e che ci fa bruciare anche in condizioni di riposo. Ecco, però quali sono proprio le regole fondamentali per una prova costume impeccabile? Sicuramente non le diete fai da te, sicuramente se c'è qualche chilo da togliere non bisogna mai fare delle diete molto drastiche o fare dei digiuni prolungati, perché sarebbe controproducente, si va a bruciare il muscolo in quanto la mancanza di energia provoca in soldoni, insomma una reazione metabolica che va a bruciare le proteine muscolari, quindi il risultato è perdita di tono muscolare, quindi sia i carboidrati scelti nel modo giusto, sia ai legumi, sia alla frutta e alla verdura, sia con parsimonia alla carne e sia al pesce, ovviamente. Ecco, andiamo più nel dettaglio, dottoressa, perché lo sappiamo, noi donne magari c'è chi vuole, ecco, queste gambe affusolate oppure un addome perfetto. Allora, davvero, entriamo proprio nel dettaglio, quali sono questi consigli, dottoressa?
Consigli principalmente sono 5 porzioni al giorno, 3 di frutta e 2 di verdura. Non facciamoci mai mancare i legumi nella nostra tavola, soprattutto almeno un paio di porzioni a settimana per rinforzare il nostro pool di proteine. Cereali integrali ovviamente, la pasta va mangiata. Poi per quanto riguarda l'addome piatto, mi raccomando, per chi soffre di problemi intestinali bisogna stare molto attenti alla scelta delle giuste verdure, e lì bisognerebbe farsi aiutare da un professionista in maniera tale da migliorare la regolarità intestinale ed avere quindi un addome piatto. Per il resto, una buona attività fisica che sia mirata quindi alle parti da trattare o da migliorare, che deve essere in totale di all'incirca 150 ore a settimana, e non si intende attività fisica di palestra, si intende attività fisica in generale, passeggiate, camminate ed attività di vario genere. Non ci sono più scuse. Grazie dottoressa, a te la linea, Paola. Rieccoci in studio con la dottoressa Mucci, si parla di prevenzione di alimentazione e quanto sia importante scegliere gli alimenti giusti. Ecco, parlando dottoressa di prevenzione, che è fondamentale ed è in realtà un argomento che noi in tutte le nostre puntate ci dedichiamo moltissimo a questo argomento. Ecco, ma so che lei ci tiene molto a parlare di questa particolarità molto importante, ma qual è la corretta prevenzione? La corretta prevenzione è quella che permette di ammalarsi poco e attraverso l'unica arma che abbiamo a disposizione, e cioè la modifica del nostro stile di vita, inteso sia come stile alimentare sia come esercizio fisico, per migliorare il nostro stato di salute. E questo ovviamente parte dal cibo, quindi da quello che mangiamo, e non è un caso se la medicina attuale sta sviluppando una nuova disciplina che sarà poi la medicina del futuro, che è la nutrigenomica, cioè l'utilizzo del cibo per curare alcune malattie, perché il cibo usa un linguaggio per parlare con il nostro metabolismo, con il nostro DNA, andando spesso ad attivare o disattivare alcuni geni importanti appunto per la regolazione ormonale e metabolica del nostro corpo. Chiaro. Eppure c'è ancora molto da fare nel campo della prevenzione, vero? Non c'è questa informazione così. Forse bisognerebbe iniziare anche nei giovani dalle scuole, vero? Fare la giusta, la corretta informazione. Cosa ne pensa? Assolutamente sì. Da questo punto di vista il biologo nutrizionista si sta attivando per fare informazione, per iniziare l'educazione a partire dalla scuola elementare, se non addirittura dall'asilo, anche se ancora molto è da fare. Senz'altro lavorare con i bambini è il primo obiettivo, anche perché nella mia, parlo personalmente dalla mia esperienza, i bambini sono molto plastici, molto malleabili, e quindi sono molto più disponibili al cambiamento. Poi comprendono anche immediatamente, vero? Hanno proprio questa elasticità nel riuscire a, quando le spieghi qualche cosa, no? È vero, registrano immediatamente quello che... Sì, è fondamentale, quello è vero. Ecco, lei parla, a proposito di alimentazione, di tutto ciò che è collegato alla scelta dei cibi, e parla spesso della dieta mediterranea e quanto sia importante, so che ci tiene molto. Ecco, come mai? Perché poi se ne parla parecchio di questa dieta mediterranea. Sì, perché è una dieta unica nel suo genere. E poi perché è diventata patrimonio dell'UNESCO qualche anno fa, un patrimonio intangibile dell'umanità. Perché questo? Perché associa al corretto stile alimentare un corretto stile di vita, fatto di socializzazione, di convivialità, di condivisione dei pasti con la famiglia, di recupero delle tradizioni e delle feste di paese, ma soprattutto perché la composizione degli alimenti e la scelta degli alimenti è la migliore che ci sia, in termini di cereali integrali, prodotti panificati, elevatissimo consumo di frutta e verdura, e soprattutto per l'utilizzo dell'olio d'oliva. L'olio d'oliva è importantissimo, vero? Sì, l'olio d'oliva, vero? Io lo considero, ma non solo io, insomma la comunità scientifica lo considera un vero e proprio
oro, perché in sé contiene tutte quelle sostanze antiossidanti, la vitamina E, i polifenoli, che aiutano addirittura a ridurre e a contrastare le infezioni intestinali, respiratorie. Assolutamente, ad esempio ci sono degli studi dove si dimostra che combatte l'Helicobacter pylori, che è responsabile dell'ulcera peptica e in alcuni casi anche del carcinoma dello stomaco. Addirittura. Assolutamente. Quindi sì. L'importanza. Olio extravergine di oliva, però, vero, sarebbe meglio, no? Olio extravergine, di oliva, ecco, esattamente. Certo. Possibilmente macinato a freddo. Macinato a freddo, infatti. Quindi quanti consigli preziosi da parte della dottoressa Mucci. Ecco, ma quando parliamo di malattie, di problematiche che ovviamente derivano anche da un'alimentazione, soprattutto da un'alimentazione che non è ovviamente quella che dovrebbe essere, quali malattie, disturbi si sono sviluppati maggiormente in questi ultimi anni, tra l'altro, che sono parecchi, vero? Sì, le malattie che si sviluppano di più sono quelle legate al metabolismo, quindi malattie come diabete e malattie cardiometaboliche, la sindrome metabolica, ma anche purtroppo alcune forme di tumore. È stato stimato che se si facesse e si seguisse un'alimentazione corretta, addirittura si ridurrebbero del 25% i casi di cancro nel tratto del colon retto, addirittura della mammella, addirittura del 10% di cancro alla prostata. Quindi quanto è importante veramente prevenire un'alimentazione sana? Assolutamente è importante, e io ci tengo molto a sottolineare soprattutto che è importante l'ambiente in cui si vive, perché le nostre città non offrono spesso spazi adeguati al movimento. Ma soprattutto nei supermercati si trovano cibi facili, easy da consumare, ultraprocessati, certo, assolutamente privi di fibre, che predispongono ad uno stile di vita malsano. Certo. Non a caso le nostre città occidentali vengono chiamate obesogeniche, perché predispongono all'obesità. E la malattia più frequente nei più grandi centri, ad esempio il 54% dei più grandi centri urbani italiani, di persone soffre di diabete mellito, certo, di tipo 2, che è ormai considerato il diabete urbano, una malattia urbana. Chiaro, ma poi anche questo modo di alimentarsi attraverso questi street food che ci sono adesso, vero? Sono un po' da bandire queste cose, quindi mi raccomando, amiche, da curare un pochino di più la scelta degli alimenti soprattutto. Ecco, però è anche importante l'acqua, vero? Quanto è importante l'acqua, soprattutto noi donne si dice devo bere almeno un litro e mezzo, 2 litri di acqua al giorno, quindi dottoressa Mucci, diciamo alle nostre amiche quanto sia importante l'acqua. È importante perché noi siamo fatti di acqua, certo, sostanzialmente il nostro corpo è fatto dal 70% di acqua, quindi tutte le nostre funzioni fisiologiche, dal trasporto dell'ossigeno, il trasporto dei cataboliti attraverso il sistema linfatico, e il trasporto dei nutrienti ovviamente avviene attraverso un mezzo che è l'acqua, e quindi certo, dobbiamo assolutamente valutare questo elemento non tanto come un liquido quanto come un vero e proprio alimento. E da questo punto di vista sottolineo l'importanza di assumerne, come giustamente diceva, almeno un paio di litri al giorno, certo, ma bisogna anche sottolineare la necessità di non esagerare, perché ecco, ad esempio in alcuni disturbi, sì, psichiatrici, sì, o nell'anoressia, sì, nervosa, dove c'è un eccesso di acqua, si consuma un eccesso di acqua, si può arrivare anche alla morte, perché troppa acqua diluisce i soluti, soprattutto il, chiaro, sodio, quindi può avere poi delle conseguenze. Può avere poi, ecco, quindi insomma la giusta misura, 1,5 litri, 2 litri, misura, ecco, quante pillole di saggezza la nostra dottoressa Mucci. Senta, ma siccome veramente si legge nel suo volto, nella sua, come quanto ama questa professione, ma come mai ha scelto proprio questa professione, la nutrizionista, tra l'altro molto femminile anche come, sì, professione? Sì, beh, ho sempre avuto una passione, sono sempre stata curiosa, ecco, soprattutto di sapere come il cibo venga trasformato all'interno del nostro corpo e che cosa, dove finisce, dove va. E quindi fin da piccola io tenevo un taccuino dove segnavo per ogni alimento la sua composizione in micro, macronutrienti, il quantitativo calorico. Quindi poi nel tempo ovviamente questa passione si è trasformata sì, in, sì, una professione, sì, sì, che davvero lei fa insomma in, sì, modo eccellente. Bene, noi purtroppo siamo in chiusura e io devo veramente interrompere questa bella conversazione con lei, speriamo ce ne siano altre. La ringrazio, grazie di aver partecipato a Parole di Donna.
donna. E io ringrazio voi, amiche e amiche, e come al solito noi ci vediamo la prossima settimana a Parole di Donna.